a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Come ben avete visto dal titolo, oggi vorrei dire la mia sul calciomercato che è finito. La mia di opinione sugli acquisti che hanno fatto alcune squadre di Serie A. E, sì, è come mi sono sembrati gli acquisti. Allora, vorrei proprio iniziare dalla Juventus, che la Juventus ha fatto proprio un pasticcio e un pasticcio. Allora, Locatelli, Caio e Kean. Stop. Il freno proprio. Stop. Stop. Dopo questi qua. Stop. Niente, non si è comportato. Niente, non ha fatto più nulla dopo. Ha provato a fare dei tentativi per Icardi, ma non ha fatto nulla. Quindi calciomercato da schifo quello della Juventus. Ma come si può fare? Ha ceduto Cristiano Ronaldo e niente. E l'ha sostituito con Moise Kean. Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo, è riuscito solo a dare alla Juventus, a portare Moise Kean e basta. E basta. Ma sinceramente io mi sono incavolato. Incavolato perché non mi aspettavo che sicuramente che Ronaldo andava via. E con Moise Kean che arrivasse e basta, no. No, perché come sappiamo la Juventus ha tantissimi problemi. Poi mi aspettavo anche un colpo a centrocampo. Un colpo a centrocampo. E alla fine hanno fatto un tubo. Vedremo cosa faranno. Cosa faranno quest'anno? Cosa farà quest'anno la Juve? Come si comporterà Allegri nel gestire il centrocampo? Il centrocampo. Centrocampo che non so neanche perché sia ancora rimasto Ramsey. L'ho già detto in alcuni video. Ma come fa a rimanere Ramsey? Ma sicuramente per l'ingaggio non lo vogliono, non lo vuole nessuno. E per la continuità di infortuni che ha. Gioca una partitina, una partita. E niente, poi. Ciao ciao, ciao ciao ti fa, ciao ciao ti fa. Lo stipendio se lo prende e easy. E niente, vabbè, con tutto rispetto su Ramsey, sicuramente se non avessi infortuni sarebbe stato un giocatore fenomenale, fenomenale e fenomenale. E poi, che dire, sono su ancora sulla Juventus. Poi, se voglio parlare sempre della Juventus, a me è dispiaciuto che sia stato tolto dalla lista, sia stato non inserito. Caio George nella lessa Champions League, mi è dispiaciuto un casino. Potevano togliere, non so, un centrocampista, un attaccante. Boh, ma a me sicuramente mi è dispiaciuto. Mi è dispiaciuto tantissimo, tantissimo. Pellegrini forse ci stava. Sì, ci stava, dai. Perché anche lui doveva andare, ma ha rifiutato un po' di proposte. E niente, qua sulla Juve non vorrei continuare, perché non saprei cosa dire. Poi vorrei passare alla Roma che ha fatto un buonissimo calciomercato, ha perso Dzeko ed è riuscito a rimpiazzarsi subito, prendendo Abraham, Shomurdov e chi anche, l'infortunato Spinazzola, l'hanno sostituto con Vigna. E niente, mi ricordo solo questi gli acquisti che ha fatto, sicuramente sì, ha fatto solo questi, credo. E sono buoni, ma buoni acquisti, giovani, che possono ancora crescere. Che non hanno talmente tanta esperienza come un Abraham che l'esperienza l'ha avuta al Chelsea. È un buon attaccante, ha fatto due partite, credo. E una con la Fiorentina che l'ha fatta da fenomeno, ha giocato benissimo. E Shomurdov credo che non abbia giocato, ha giocato pochissimo anche lui. Vabbè, sono ancora 2 giornate, poi vedremo qua in avanti. Poi vorrei passare a chi? Al Milan che ha fatto un buon calciomercato. Ha preso Giroud, che anche lui dal Chelsea, anche lui esperienza totale. Lui sicuramente è più abituato, cioè è più una vera punta. Cioè non saprei come spiegarlo, perché lui ha avuto esperienza all'Arsenal, al Chelsea, poi da qualche altra squadra non me la ricordo, ma comunque un bel rimpiazzamento per il Milan. Che sicuramente sarà molto, molto, molto d'aiuto. Molto, molto. Molto. E anche ai giovani che ha il Milan, dando dei consigli o così. Così varie roba. Con Ibrahimovic sarà una bellissima coppia. Nonostante Ibrahimovic non ti gioca tutte le partite, ma vedremo. Vedremo che accadrà, vedremo. Poi il Milan si è presa pure il giovanissimo Pellegrini, che aveva già esordito in Serie A con il Genoa. Sarà preso dal Monaco, che con il suo trasferimento al Monaco non ha fatto di niente, non ha fatto nulla. Ha giocato un po' di partite, ma
con gli infortuni che ha avuto, non ha avuto continuità. Vedremo adesso che farà al Milan, è uno ancora giovane. Vedremo, vedremo. Poi Bakayoko. Bakayoko, che lui non ha brillato per niente, sembra andato in prestito per 7-8 anni o anche di più. Vedremo che farà, se sempre stessa cosa, vedremo che farà al Milan. Sicuramente non in titolare. Poi chissà, chissà se viene, appena fa la sua prima di partita, ci fa impressionare. Poi, boh, vedremo, vedremo. Poi l'altro acquisto è stato Florenzi. Florenzi, che a me piace un casino, piace, piace un casino. Proprio io lo amo quel terzino. Troppo forte, troppo forte. Poi di sicuro non giocherà titolare al posto di Calabria. Poi vedremo. Siamo ancora a 2 giornate di Serie A. Vedremo da qua in avanti che accadrà. Che accadrà. Poi vorrei passare alla Lazio. La Lazio che si prende Anderson. Non mi ricordo come si pronuncia proprio. Che anche lui è già andato al gol, se non sbaglio. Non lo conosco come giocatore, ma sicuramente ne parlano che è un buon acquisto, un buon rimpiazzamento. Gioca titolare con la Lazio. E anche lui è buon giocatore, dai. Buon giocatore. Ho visto un po' di statistiche, di video, mi è piaciuto. Poi vale sempre la stessa cosa, vedremo che farà. È sicuramente un buon giocatore per Sarri, per il suo 4-3-3, visto che Correa non era proprio, non so se non sbaglio, non era proprio nel progetto con Sarri, cioè non poteva riempire il ruolo che faceva. Poi boh, o forse voleva andare lui, non ne ho idea. Poi, che ha fatto la Lazio? Ha preso anche Isai che non ha brillato tantissimo con il Napoli, ma adesso sta giocando titolare con la Lazio. E anche lui è un buon terzino, uno che spinge, gioca a sinistra, gioca a destra. Buono, buon terzino, buonissimo proprio. Poi vedremo sempre che faranno i giocatori, perché sto dicendo la mia, ma siamo ancora a 2 giornate di Serie A. Vedremo che accadrà. Poi gli altri acquisti che ha fatto la Lazio, ha preso Pedro che è un buon giocatore, buonissimo, non ha continuità, è già vecchio di età, ma sicuramente potrebbe dare ancora qualcosina alla Lazio. Potrebbe darla, dai. Vedremo. Poi ha preso Basic, è giovanissimo, centrocampista. Ottimo, ottimo colpo, ha delle buonissime qualità, buonissimo, buonissime. E vedremo se le farà dimostrare, se ce le farà vedere nel nostro campionato italiano. E poi che posso dire ancora? Nulla. Nulla, cosa posso dire? Vorrei, come penultima cosa, o ultima cosa, sì, l'Atalanta. L'Atalanta che, come abbiamo visto, ha preso Demiral dalla Juve, che non ne voglio neanche parlare. Non ne voglio neanche parlare di Demiral, che è stato un pessimo. Sicuramente una pessima cessione dalla Juve. Poi si è preso Kop Meiners. Poi si è presa chi? Si è presa Zappacosta. Zappacosta che è un ottimo giocatore, gioca sia a destra che a sinistra. Continuità non l'ha avuta negli ultimi anni. Genoa e Roma. Non è stato brillante. È stato più brillante al Genoa, perché la Roma ha avuto un infortunio grave, dove ha giocato pochissimo. Zappacosta sicuramente è un ottimo giocatore, ottimo e ottimo e ottimo. Gioca sia a destra che a sinistra. Potrebbe essere un grande aiuto per l'Atalanta di Gasperini. E vedremo che combinerà lui, vedremo. Poi si è preso anche Musso, che è un po' da tempo che si era preso, ma anche lui ci ha fatto dimostrare le qualità che ha come portiere l'anno scorso con l'Udinese, argentino, che le qualità le ha, giovanissimo ancora, ma ottimo portiere, ottimo, ottimo. E che potrei dire ancora, che potrei aggiungere? Poi, boh, non so cosa dire ancora. Ah, mi sono dimenticato del Milan sull'acquisto che ha fatto Messias che l'ha preso in questi giorni. Messias è un fenomeno proprio. Mi dispiace che le sue di qualità non le ha fatte vedere prima, o credo che sia l'anno scorso, credo che sia stata la sua prima stagione in Serie A, poi chissà. Oh, via. Sarà sicuramente un buon rimpiazzo per il Milan che cercava un trequartista. E vedremo che combinerà, le qualità le ha, le ha dimostrate l'anno scorso col Crotone. Vedremo, vedremo. Allora ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuto il video, che ne pensate, come è concluso il calciomercato della vostra squadra del cuore, fatemelo sapere nei commenti. E
E se vi fa piacere lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati su tutti i miei contenuti che porterò in questo canale. E alla prossima, ragazzi!